Cristiano Ronaldo, Lorenzo Insigne, si guardano, si scrutano, il duello è iniziato, due statue giganti uscite dalle sapienti mani del maestro presepiale Marco Ferrigno. Abbiamo impiegato 2 mesi di lavoro, però da come vediamo ne è valsa la pena e spero che questa sfida abbia un epilogo positivo, speriamo nel 2-0, come tutti i napoletani speriamo nel 2-0. Da un maestro presepiale ad un maestro della pizza che ha preparato per Napoli Real una pizza particolare. Sì, in effetti facciamo una classica ole pomodoro dove sopra mettiamo del peperoncino che assomiglia anche un po' a un corno portafortuna, scaramantico, anche un po' afrodisiaco, e poi all'uscita del forno, appunto, della pizza mettiamo il 2-0 che, con la ricotta ovviamente, che è il risultato che ci auguriamo possa raggiungere il Napoli. Chi segna? Lo dice lui. Mettens e Caio. Alberto Petillo, responsabile del club Regno delle Due Sicilie. Anticipiamo qualcosa, ci sarà uno striscione gigantesco in curva B. Sì, ovviamente top secret, io stesso sono un tifoso qualunque, posso immaginare, ma non ho idea, sicuramente sarà qualcosa di strabiliante. Una lettera della mamma di Ciro, Antonella Leardi, che chiede nel giorno di Napoli Real di non dimenticare suo figlio. Io posso dire che sicuramente in curva B, prima di ogni partita, il Ciro vive e Ciro porta con noi c'è sempre, e noi la sentiamo molto vicino. La sua presenza è tangibile. Una battaglia di civiltà per Napoli e per l'Italia. Sì, sarebbe quasi ora che ci facessero venire a vedere le partite a Roma per dimostrare come a Madrid che tifoseria siamo e che gente siamo. Siamo al massimo della tolleranza, della civiltà. 2500 anni di storia non possono essere cancellati così.